Ho tentato di scrivere un romanzo tanto tempo fa, ho già 38 anni, pagine dense di voci, ma nessuno è in grado di sopportare il peso di una storia, frammenti privi di qualsiasi legame, se non quello di essere solo frammenti. Mi sono chiesta spesso se sia necessario che un romanzo debba intrecciarsi in un'unica storia, se sia necessario che tra le voci debba essercene una in grado di sovrastare tutte le altre, di tessere una tela capace di imbrigliarle in una trama unica. Eppure l'ho sentita, quella voce, vaga, dentro di me, appartiene a una ragazzina ostinata, incapace di esistere al di fuori del proprio gioco. Un gioco lento, ripetitivo, accessibile soltanto a lei. L'ho ascoltata, ne sono certa, ma non riesco a farla uscire, a darle la possibilità di raccontare la sua storia, perché ho dimenticato l'inizio. L'unico romanzo che sono riuscita a scrivere è una forzata ricucitura di inizi sbagliati. Potrei ricominciare a scriverlo dalla fine o da un punto qualsiasi. Dell'unico vero inizio non ricordo nulla. Anche il film è una forzata ricucitura di inizi sbagliati, ma è esatto chiamarli così? Tentativi successivi di trovare un passaggio sarebbe più esatto. Il film inizia con un'inquadratura statica, un riflesso di luce sulla parete. È l'alba. È sera. È triste il sapore della sera, è amaro. Rotola giù, fino allo stomaco. Rimane lì e pesa. L'avevo chiamata presto a poco per dirle che avrei voluto incontrarla ancora, perché mi piaceva, ma è difficile spiegare certe cose al telefono. Anche se mi ero preparata, avevo segnato degli appunti su un foglietto, lei non capì un accidente. Certo, era un po' tardi per una telefonata, quasi l'una di notte, dormiva da un pezzo. Mentre lo parlavo, lo sapevo che era tutto inutile. Aveva ascoltato in silenzio e poi... Senti, ma perché non te ne vai a letto? Forse voleva lasciare aperto uno spiraglio. Certo che voleva lasciarlo, altrimenti mi avrebbe invitato ad andare chissà dove, altrimenti avrebbe chiuso la porta. Insomma, niente di definitivo, un modo garbato per farmi capire che così non ci si sarebbe stato più alcun preludio, che rimestare ansia insieme non ci avrebbe aiutato. Ognuno l'ansia deve lavorarsela per proprio conto, ma allora non lo sapevo e avvertivo solo impossibilità. Ecco, era impossibile, tutto. Impossibile farle rotolare baci nel pancino, impossibile tenerle la mano, impossibile anche solo restare a guardarla. Lei era gentile, ma io, con quei ridicoli appunti su un foglietto appoggiato al telefono, mi sentivo un idiota imbranato. La mia voce poi doveva esserle sembrata un campo di ortiche. A me non sembrava nemmeno umana, praticamente in colore e in sapore, non odorava di nulla. Era bella, certo, oh, se per questo era molto bella. E io a correrle appresso, a sgolarmi, ehi, ehi, fermati. Ma lei niente, non poteva sentirmi. Era come nei sogni, quando gridi, urli e nessuno ti ascolta, perché in realtà non c'è nessuno ad ascoltarti. Era bella, ma non c'era, almeno per me.